Le tecnologie digitali stanno cambiando il nostro approccio alla conservazione del patrimonio. Attraverso i modelli in tre dimensioni, siamo in grado di realizzare la riproduzione di una scultura, senza venirne a contatto, con un'accuratezza tale da azzerare le differenze con l'originale. Ecco perché, quando si parla di Digital Twin, si fa riferimento al modello digitale in tre dimensioni della scultura, su cui stratificare gli esiti di queste e di altre ricerche. Così, la riproduzione digitale del David, ancora prima di quella materica, consente di soddisfare esigenze differenti, sia per lo studio conoscitivo, la ricerca scientifica, la conservazione e la manutenzione dell'originale, e sia per la fruizione dell'opera a fini educativi e divulgativi. Per la prima volta nel campo dei beni culturali, sono state individuate e adottate tecnologie di digitalizzazione prese in prestito dal mondo dell'industria. Due gli strumenti di rilievo utilizzati. Il primo è un dispositivo con un sensore a luce strutturata montato su un traliccio appositamente costruito, che proietta una sequenza di pattern di geometrie note, strisce e colori RGB, mentre due telecamere acquisiscono in pochi secondi la cromia delle superfici e la proiezione dello stesso pattern ad angoli predefiniti. Lo scanner rileva con un'accuratezza da 3 a 6 centesimi di millimetro ed una risoluzione di 146 micron. Per evitare errori nell'unione di queste acquisizioni parziali, è stato impiegato un secondo strumento con cui si misura la volumetria complessiva. Si tratta di un'apparecchiatura composta da un tracker abbinato ad uno scanner laser. Lo scanner, impugnato da un operatore, si muove parallelamente alle superfici da digitalizzare e acquisisce fino a 156.000 punti al secondo. Il tracker, invece, grazie allo scambio di un fascio di raggi laser con lo scanner, ne determina la posizione e l'orientamento nello spazio. Per passare dal modello digitale alla riproduzione fisica, è stata individuata una stampante di ultima generazione che permettesse grandi dimensioni di stampa ed alta velocità di realizzazione. La stampante ha un estrusore che si muove lungo i tre assi generando uno strato alla volta, attraverso l'utilizzo di un gel fotosensibile che, una volta estruso, quasi istantaneamente polimerizza, indurendo attraverso la luce ultravioletta. Con questo procedimento è stato possibile realizzare le 14 parti in cui era stata progettata la suddivisione della scultura in sole 160 ore di stampa. Le superfici delle parti dell'opera così ottenute possono quindi essere successivamente finite con diversi materiali, fra i quali la polvere di marmo. Ed è proprio un impasto di polvere di marmo e collanti che è stato fatto aderire alle superfici stampate. L'impasto è stato modellato con grande cura ad imitazione dell'originale, sulla base di una documentazione fotografica di estremo dettaglio e applicato prima che iniziasse il processo di indurimento. Così, la finitura con polvere di marmo ha potuto conferire alle superfici dell'opera l'aspetto materico dell'originale, mostrando persino i segni del tempo, registrando non solo le tracce lasciate sulla pietra dagli strumenti utilizzati dall'artista per scolpire il David, ma anche le anomalie del materiale e i danni subiti. Oggi possiamo dire che la realizzazione di questo artefatto è stata una sfida vincente. Un progetto nuovo, ambizioso e rischioso, che ha voluto unire in un connubio straordinario antico e contemporaneo, tradizione e innovazione, arte e scienza. Ecco perché, quando finalmente il 27 aprile 2021 viene svelata la copia del Davide di Michelangelo realizzata per l'Expo Dubai, la sua magnificenza è tornata, come ha fatto per secoli, ad unire territori e culture diverse e a far parlare tutto il mondo della sua bellezza che unisce le persone.